E a chi ha resistito fino adesso non possiamo che dare effetti speciali. In oltre 750 città del mondo, oggi 18 aprile, siamo andati a caccia di fantasmi. È una notizia. Non tanti fantasmi, un fantasma. Si chiama Trattato Transatlantico di partenariato tra noi e gli Stati Uniti. Europa e Stati Uniti si mettono insieme per facilitare il commercio. Così ci dicono. Sbagliato. Non è il commercio il loro obiettivo, perché dal commercio, dalla facilitazione al commercio, arriverebbe un 4% in più di prodotto interno lordo. Ma allora dove lo andiamo a prendere il resto di quei 500 euro al mese, all'anno in più, per le famiglie italiane con cui il Sole 24 Ore ha fatto quattro colonne e che dovrebbero arrivare nelle nostre case? In realtà dovrebbero arrivare alla facilitazione delle nostre regole. Loro dovrebbero, ci chiedono, di dargli l'autorizzazione di costruire ben tre para istituzioni internazionali paranormali, in effetti. Perché sono paranormali? Perché noi non sappiamo esattamente come funzioneranno, non sappiamo assolutamente chi ne farà parte, sappiamo che saranno sospese sull'Atlantico tra noi e gli Stati Uniti. Che cosa andranno a decidere queste para istituzioni? Faranno una lista, innanzitutto, in quel meccanismo che si chiama cooperazione regolatoria, elegante, ma insomma abbastanza fedente. In questa lista verranno messe tutte le regole che fanno problema. Sapete quali sono per l'Unione Europea? Le etichettature, il cibo, per esempio, spazzatura, la presenza di ormoni per la crescita nei mangimi per gli animali, gli OGM, tanto per cambiare, che ogni tanto ce li mettono sempre. Insomma, tutte quelle cose che fanno sì che, mentre la nostra agricoltura e il nostro cibo è controllato dalla forchetta fino dalla fattoria fino alla forchetta, quindi fino a casa nostra, in realtà invece negli Stati Uniti vengono controllati soltanto alla fine. E oltretutto non li controlli tu che produci, che devi dimostrare che quel cibo è buono e che quindi il cittadino se lo può mangiare. No, in realtà quel controllo lo deve fare lo Stato. E se lo Stato non lo fa, se schiatti lo devi fare tu. Questa è, diciamo, la vera battaglia che dobbiamo portare avanti, perché questo non è un trattato come tutti gli altri, questo è il trattato fantasma, il trattato che veramente non riusciamo a conoscere, perché se tu sei un parlamentare europeo e vuoi sapere quello che ci sta dentro, pure se sarai tu alla fine del 2015 chiamato ad approvarlo, ad abbocciarlo, dovrai essere perquisito, non potrai prendere appunti personali, dovrai entrare dentro una stanza di lettura all'interno della quale tu troverai soltanto un testo legale molto lungo e molto complesso, senza un allegato, dove ci siano dei numeri, dove ci siano delle definizioni, dove ci siano i contenuti veri. Contro questo trattato fantasma, oltre 270 organizzazioni di questo paese si sono messe insieme. La mia, che si chiama Fairwatch, è una piccola osservazione, una piccola realtà che fa osservatorio proprio sul commercio, ma insieme a noi ci sono, insomma, comitati locali, oltre 40 comitati in tutte le città italiane, in Europa, in 25 paesi d'Europa. Oggi ci sono stati 80 eventi anche negli Stati Uniti. Vi chiedo, finisco così perché oggi, insomma, l'abbiamo tirato un po' lunga tutti, interessatevi al trattato fantasma. Se trovate qualcuno nella vostra città che se ne occupa, magari una sera unitevi a loro, cercate di capire che cosa significa, che cosa potrebbe significare per la nostra vita e per il nostro cibo questo trattato. Un solo dato economico, l'economia è il mio mestiere, io faccio quello. Se questo trattato passerà, l'Europa al massimo potrà esportare il 60% in più verso gli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti la prima agroalimentare. Se voi considerate che le nostre aziende, le aziende italiane, per l'80% non varcano il confine europeo e per il 60% non varcano quello italiano, ma secondo voi, tutti i nostri piccoli agricoltori, le nostre storie, i tuoi presidi, ma che lavoro dovranno fare quando questo 118% di materia agricola e agroalimentare arriverà nel nostro paese? Fermiamo il trattato fantasma. Stop TTIP!